che la seduta sia trasmessa in diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Ne dispongo pertanto l'attivazione. Ricordo che il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto e che il rappresentante del governo ha facoltà di rispondere per non più di 3 minuti. Successivamente l'interrogante o altro deputato del medesimo gruppo ha il diritto di replicare per non più di 2 minuti. Il deputato Nobili ha facoltà di illustrare la propria interrogazione sulla mancata emanazione del decreto attuativo in materia di visite mediche per le patenti nautiche. Prego. Sì, molto rapidamente, grazie Presidente, grazie al Vice Ministro. Da ormai diversi anni, perché parliamo di un regolamento che doveva essere approvato entro agosto 2018 ed era un termine di legge riferito al decreto, articolo 59 del decreto legislativo 229 del 17, il regolamento che peraltro prevede il concerto di numerosi ministeri senza che li elenchiamo, relativo al rilascio delle patenti nautiche e alle misure di semplificazione per fare in modo che fossero rilasciate anche con visite mediche presso le scuole nautiche e le centri di istruzione nautiche. Nel 2020 è intervenuta una modifica perché il decreto legislativo 160 ha sostanzialmente autorizzato le visite mediche, oltre che presso le strutture pubbliche, presso i gabinetti medici, anche allestiti nelle scuole nautiche e nei consorzi per città e scuole nautiche. Questo rende ancora più urgente, diciamo, l'emanazione del decreto che contenga il regolamento di cui sopra. Quindi vogliamo chiedere e interpellare il Ministro su questo per sapere se ci sono delle iniziative in tal senso. Grazie. Invito il vice ministro Morelli a rispondere nel merito. Grazie Presidente, grazie agli interroganti. Come ricordato dagli onorevoli interroganti, l'articolo 59 del decreto legislativo 59 del 2017 è stato recentemente modificato dall'articolo 30 del decreto legislativo 160 del 2020. In particolare, la lettera C del comma 1 del citato articolo 30 è integralmente sostituita dalla lettera I del comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 59 del 17, stabilendo che il regolamento ministeriale ivi previsto debba recare la disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida, la revisione delle patenti nautiche anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento DSA, nonché delle modalità di accertamento e certificazione dei predetti requisiti, prevedendo misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche, oltre che presso strutture pubbliche, presso gabinetti medici, allestiti anche e non solo nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l'attività di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, numero 38, 16 febbraio 2011. In sintesi, per effetto della modifica recata, è stato chiaramente affermato che le visite mediche di idoneità possono essere effettuate oltre che presso strutture pubbliche, presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l'attività di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e che siano accessibili e fruibili alle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo. Ciò, a differenza di quanto previsto dall'articolo 36 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, numero 146, adottato in attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, numero 171, che invece stabilisce che il giudizio di idoneità psichica e fisica debba essere espresso dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del Lavoro, della Salute, delle Politiche Sociali, da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato, da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o dal ruolo sanitario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all'esito di accertamenti effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. Nell'evidenziare che gli uffici del Ministero stanno predisponendo lo schema di regolamento, si rappresenta che, nelle more,
Le visite di unità medica, stante il chiaro tenore del citato articolo 59,1, lettera I, potranno essere effettuate anche presso gabinetti medici e da personale medico in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida. Bene, grazie, grazie Vice Ministro. Ora il deputato Nobili ha facoltà di replicare. Sì, semplicemente per ringraziare il Vice Ministro perché sia per la sollecitazione agli uffici a procedere rapidamente con lo schema di regolamento, sia per il chiarimento che in ossequio all'articolo 59 del decreto 59 2017, diciamo, chiarisce che queste visite possono essere già svolte secondo quanto indicato. Ne approfitto anche per fare, visto che la prima volta che mi capita di incontrarlo in questa veste, i miei auguri di buon lavoro al Vice Ministro per l'infrastruttura e la mobilità sostenibile, in particolare perché la mobilità sostenibile è un tema che so ci lega da tempo e che abbiamo entrambi molto a cuore. Auguri a cui ci uniamo tutti, ovviamente, di buon lavoro. Il deputato Pizzetti ha facoltà di illustrare la propria interrogazione sulla grave situazione connessa alle carenze di organico dell'ufficio della motorizzazione civile di Cremona. Prego. Grazie Presidente, anch'io auguro di cuore buon lavoro al Vice Ministro. L'interrogazione è già chiara di per sé, anche ripresa le parole della Presidente. Aggiungo, se può rispondere il Vice Ministro, che a fronte di questa gravità che permane e che è lunga nel tempo, si addensano timori in ordine alla chiusura addirittura di questa sede. Il che comporterebbe ovviamente gravi danni. Naturalmente mi auguro che così non sia e confido nell'impegno del Governo, in particolare del Vice Ministro. Invito il rappresentante del governo a rispondere. Grazie Presidente. Gli onorevoli interroganti, ad evidenziare le difficoltà operative dell'ufficio di motorizzazione di Cremona, chiedono quali iniziative si intendano adottare per evitare che le carenze di organico producano disagi agli operatori e all'utenza. Preliminarmente evidenzio che a partire dall'anno 2019, grazie all'applicazione del cosiddetto turnover al 100%, si è provveduto ad effettuare 600 nuove assunzioni presso il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Nel gennaio 2020 sono entrati in servizio gli ingegneri vincitori del concorso a 148 posti da funzionario ingegnere o architetto, destinato proprio alle esigenze degli uffici di motorizzazione. Al contempo sono state stipulate convenzioni con gli enti locali al fine di procedere allo scorrimento di graduatorie concorsuali. Ulteriori assunzioni potranno essere effettuate all'esito delle procedure concorsuali gestite dal Dipartimento della Funzione Pubblica per il reclutamento, tra l'altro, di 210 funzionari amministrativo-contabili e di 340 assistenti amministrativi, tecnici ed informatici per le esigenze del Ministero. Quanto alla sezione di Cremona della motorizzazione civile, composta da 13 unità di personale, rappresento che alcune delle funzioni di competenza di detta sezione sono svolte dall'ufficio principale di Brescia, presso il quale sono stati destinati, all'esito delle procedure di reclutamento, due funzionari ingegneri, un funzionario amministrativo, tre assistenti tecnici e un assistente amministrativo. Inoltre, per far fronte alle esigenze della sezione di Cremona, sono stati impiegati a partire dal mese di luglio 2020 e in modo periodico alcuni funzionari tecnici presso altri uffici di motorizzazione civile. È stata avviata ed è in fase di conclusione la sottoscrizione dei contratti di lavoro, la procedura di reclutamento per due funzionari tecnici. È in fase di stipula inoltre la convenzione con alcuni enti locali per lo scorrimento e l'assunzione di ulteriori unità di personale di seconda area. Quanto infine all'episodio richiamato dagli onorevoli interroganti, risulta che le revisioni non effettuate in data 26 gennaio 2021 a causa della malattia improvvisa dell'unità di personale dedicata sono state espletate nei giorni immediatamente successivi. Grazie Vice Ministro, il deputato Pizzetti ha facoltà di replicare. Grazie Vice Ministro. In parte la risposta dà conto delle necessità di intervento su questo ufficio. Mi auguro che le cose avvengano appunto, pur nel rispetto delle norme che lei ha citato, avvengano nel modo più rapido. Resta il fatto che quell'episodio che è stato considerato è un episodio, ma che nel corso del tempo si sono verificati numerosi episodi.
Per cui il tema rimane strutturale e spero che la risposta che qui è stata indicata risolva il problema strutturale di quella sede, di quell'ufficio. Anche perché, appunto, altrimenti l'idea che si ha è quella di un progressivo depauperamento con l'obiettivo finale che è quello appunto del superamento di detto ufficio. Mi auguro che così non sia. Dalla risposta che qui vedo, da alcuni impegni che qui vedo, mi pare di poter dire che così non sarà, però ovviamente occorre che questi impegni vadano rapidamente a conclusione. Grazie. Grazie, onorevole Pizzetti. Il deputato Rosso ha facoltà di illustrare la propria interrogazione sull'adeguamento delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore ed erogazione del buono veicoli sicuri. Prego, è collegato. Grazie Presidente, intanto benvenuto al Vice Ministro Morelli. Insieme perché anche lei Vice Ministro era presente essendo componente della Commissione. In occasione della legge di bilancio, della scorsa legge bilancio, avevamo approvato all'unanimità in commissione un emendamento sull'adeguamento delle tariffe di revisione dei veicoli a motore. L'adeguamento è di circa 10 euro e sana 14 anni di mancanza di adeguamento di queste tariffe all'Istat. In più avevamo pensato di nuovo tutti insieme che non poteva ricadere in un momento di pandemia e di crisi economica come questa sulle spalle dei cittadini e quindi avevamo ipotizzato ed è passato in bilancio un bonus veicoli sicuri appunto per evitare la ricaduta sui cittadini di questi 10 euro. Le chiedo se sono state avviate le procedure per l'adozione dei decreti perché ci risulta che il precedente governo non avesse ancora dato il via a queste procedure. Grazie. Invito il rappresentante del governo a rispondere. Grazie Presidente. In relazione a quanto richiesto con l'atto di sindacato ispettivo si comunica quanto segue. In particolare l'articolo 1,705 della legge bilancio 2021 dispone che con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si provvede a modificare la tariffa relativa alla revisione dei motori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi prevista all'articolo 2,1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei Trasporti 2 agosto 2007 numero 161, aumentandola di un importo pari a 9,95 euro. Il relativo schema di decreto è stato trasmesso ai competenti uffici del MEF il 17 febbraio scorso per il prescritto concerto. In data 10 marzo scorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il proprio concerto sullo schema di decreto. In data odierna il provvedimento è stato inviato al Consiglio di Stato per l'espressione del preventivo parere trattandosi di decreto di natura regolamentare. Il successivo comma 706 prevede, a titolo di misura compensativa per i 3 anni successivi all'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, un buono veicoli sicuri, l'importo pari all'aumento della tariffa da assegnare ai proprietari di veicoli e motori che sottopongono a revisione un proprio veicolo e l'eventuale rimorchio nel medesimo periodo temporale. Il buono è conseguibile per una sola volta e per un solo veicolo a motore. Le modalità attuative delle disposizioni concernenti il buono sono definite con un decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ai fini della predisposizione del relativo schema di decreto ministeriale si stanno concludendo in questi giorni i lavori dell'apposita commissione costituita per l'elaborazione del decreto e l'individuazione di emissione e di rimborso dei buoni. Grazie. Grazie Vice Ministro. Il deputato Rosso ha facoltà di replicare. Ma intanto grazie Vice Ministro perché adesso fortunatamente è iniziata la procedura. Voglio solo farle presente che, come lei saprà, a questo problema della mancanza a 14 anni dell'adeguamento della tariffa si somma proprio di 11 giorni fa il rinvio da parte dell'Unione Europea di 10 mesi dell'obbligo di revisione. E quindi questo ha messo i centri di visione in crisi e se non velocemente, se non riusciremo a dare via libera
a questo adeguamento e al bonus, è evidente che il combinato disposto della proroga di 10 mesi sull'obbligatorietà e il mancato aumento della revisione porterà un'ennesima categoria a essere in crisi, quindi un'ennesima categoria a dover essere ristorati, aumentando i costi per lo Stato. Io auspico quindi da parte sua un veloce cambio di passo, siccome ripongo totale e massima fiducia nel suo operato, perché mi ricordo i successi dei 2 anni in cui è stato Presidente della Commissione dei Trasporti, sono sicuro che tra poche settimane potremo dare la buona notizia ai centri di revisione. Grazie. Grazie Onorevole Rosso. Il deputato Rotelli ha facoltà di illustrare la propria interrogazione sulla realizzazione della nuova fermata dell'alta velocità a Orte. Prego. Grazie Presidente e benvenuto al Vice Ministro, ben ritrovato. L'ho seguita venerdì su Radio Radicale quando rispondeva, credo, l'interpellanza urgente per la prima volta in aula, l'ho sentita anche un po' emozionata, insomma mi è molto piaciuto. Era un'interpellanza sul ponte sullo stretto, credo, se non sbaglio. Allora, Vice Ministro, finalmente parliamo di questo question time. È da la metà di gennaio che l'ho presentato, poi c'è stato un po' di problemi e finalmente arriva in discussione. Si tratta di annuncite, è vero o no che ci sarà questa alta velocità alla fermata di Orte? Sono in attesa della risposta sua e di capire soprattutto quando potrà essere attivata. Non riguarda soltanto la Regione Lazio, dove Orte risiede, ma è uno snodo fondamentale per tutta la Bassa Umbria, io direi per l'Umbria in generale, in maniera particolare la provincia di Terni. Grazie. Grazie Onorevole Rotelli, do la parola al Vice Ministro Morelli. Grazie Presidente. Grazie Onorevole Rotelli, colgo uno spunto. Il fatto che lei mi abbia sentito a Radio Radicale dimostra che abbiamo sempre fatto bene a combattere per le libere espressioni e riportate anche da questa radio. In relazione alla richiesta degli onorevoli interroganti di conoscere quali siano gli interventi infrastrutturali previsti per la stazione ferroviaria di Orte e quando potrà essere operativa come fermata della linea ad alta velocità, rappresento preliminarmente che detta stazione ferroviaria presenta, già all'attualità, una delle offerte più complete dal punto di vista delle varietà di servizi, nonostante sia tecnicamente ubicata sulla linea storica, dal momento che è la stessa interconnessa alla direttissima Roma-Firenze e quindi alla rete alta velocità tramite collegamenti di Orte, Bivio Nord e Orte, Bivio Sud. Il potenziamento tecnologico della linea direttissima Firenze-Roma garantirà una maggiore qualità del servizio anche attraverso un incremento qualitativo delle tipologie di offerte. Infatti, il progetto dell'upgrade tecnologico di questa linea, nella prima fase, prevede l'adeguamento allo standard europeo di interoperabilità in termini di segnalamento e distanziamento treni, nonché il rinnovo di tutti gli apparati di linea. In relazione all'istituzione di una fermata commerciale all'alta velocità nella stazione di Orte, Trenitalia ha in fase di ultimazione le analisi di fattibilità tecnica ed economica e di elaborazione del progetto, di cui alle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiano richiamate dagli onorevoli interroganti. Grazie. Grazie, Vice Ministro. Rotelli ha facoltà di replicare. Sì, Presidente, svegliamo un po' di retroscena perché naturalmente la risposta del Vice Ministro poi sulla questione in particolare nelle ultime 4-5 righe dove dice Trenitalia sta valutando di elaborare la fattibilità tecnica ed economica. Allora, question time presentato a gennaio, il Ministero si parla con Ferrovie e Ferrovie gli risponde guardate non possiamo farla, gennaio 2021, non possiamo farla questa fermata dell'alta velocità, le frecce sono dei servizi a pagamento, non ricevono dei contributi da parte dello Stato ma si sostengono naturalmente con uno sbigliettamento, Orte non è possibile. Colpo di scena, c'è la crisi di governo, non c'entra niente con la conferenza stampa che fa il Presidente della Regione Zingaretti, ma Battisti lo brucia e in un altro contesto annuncia invece che l'alta velocità si può fare. Noi continuiamo a presentare il question time che avremmo dovuto ritirare, invece lo ripresentiamo e arriva finalmente un'altra risposta. Gli stessi, diciamo, rappresentanti delle relazioni istituzionali di Ferrovie dicono meno male che non abbiamo risposto a gennaio, altrimenti avremmo smentito quello che Battisti ha detto poco dopo. Questo dà l'idea, insomma, anche un po' di, da una parte, sempre questo problema dell'annuncite generale che c'è nella Regione Lazio, ma di quanto sia fondamentale per il territorio laziale e umbro questo tipo di infrastruttura. Ci auguriamo, Vice Ministro, che possa essere
comunicata al più presto ufficialmente la data del primo treno e della prima fermata e di capire esattamente di che cosa stiamo parlando. È preannunciata una conferenza stampa a breve che dovrebbe mettere insieme i presidenti delle due regioni e diciamo l'amministratore per annunciare questa nuova infrastruttura. La presidente Tesei ha parlato già di metà aprile, quindi molto probabilmente la presidente della regione Umbria ha qualche informazione in più che a noi in questo momento ci sfugge, o che forse Trenitalia o Ferrovie non hanno voluto, diciamo, comunicare al MIT. Comunque grazie. Grazie onorevole Rotelli. Il deputato Carelli, in qualità di cofirmatario, ha facoltà di illustrare l'interrogazione TASSO sugli orientamenti del governo in merito a una deroga rispetto all'applicazione del regolamento europeo sul posticipo di 10 mesi per le revisioni dei veicoli. Prego. Grazie Presidente, buongiorno Vice Ministro, buongiorno colleghi. Allora, la nostra interrogazione parte dal fatto che il regolamento europeo 2021/297 stabilisce per tutti gli Stati membri, in mancanza di un opt-out, il posticipo di 10 mesi per le revisioni dei veicoli in scadenza fra il settembre 2020 e il giugno 2021. Allora, ci risulta che la maggioranza degli Stati membri, eccetto l'Italia, la Grecia e Malta, stia richiedendo l'opt-out. E questo lascerebbe l'Italia tra i pochissimi paesi, poi i pochissimi stati, a rimandare le revisioni di 10 mesi. Ciò comporterebbe sicuramente un aumento dei rischi in termini di sicurezza per la nostra circolazione stradale. L'Italia ha un parco circolante molto anziano. Applicando il regolamento verrebbe posticipata la revisione di più di 6 milioni di veicoli fino a 3,5 tonnellate, di cui circa 4,4 milioni con un'anzianità di oltre 10 anni e 3,8 milioni euro 4 o precedenti, con un rischio aggiuntivo per le emissioni inquinanti. In più ci sarebbe un impatto economico per lo Stato, con una perdita di IVA e diritti per circa 330 milioni di euro nel solo 2021. Quindi diciamo così che chiediamo se il Ministero non ritenga di adottare iniziative e competenze volte a derogare dall'applicazione di questo regolamento, almeno per i veicoli fino a 3,5 tonnellate, applicando conseguentemente l'articolo 5 che specifica come ogni Stato possa decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2 e quindi di non rimandare la revisione, previa naturalmente comunicazione alla Commissione. Grazie. Prego. Grazie Presidente. Gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere se il governo italiano intenda avvalersi della possibilità di non applicare le disposizioni del regolamento UE 2021/267 che ha prorogato di 10 mesi la validità delle revisioni scadute o in scadenza nel periodo del 1 settembre 2020 al 31 giugno 2021. Primariamente ricordo che l'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento indicava nel 3 marzo 2021 la data ultima entro cui gli Stati membri potevano comunicare alla Commissione la propria decisione di non applicare la proroga di cui ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo 5. Per le operazioni tecniche di revisione dei veicoli sono competenti gli uffici di motorizzazione civile per tutte le categorie di veicoli, mentre le officine sono autorizzate ad operare per i veicoli a motore con un numero di posti non superiore a 16, compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3.500 kg. Nel periodo di lockdown, e in particolare dei mesi da marzo a maggio 2020, pur garantendo lo svolgimento delle attività indifferibili, sono state sospese le operazioni tecniche di revisione presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, poi riprese a partire dal mese di giugno, dopo aver definito apposite linee guida. Quanto all'attività delle officine autorizzate, l'analisi dei dati comunicati alla motorizzazione civile evidenzia che il numero di revisioni effettuate dalle officine nell'anno 2020 è in linea con quello dell'anno 2018 e che la flessione registrata nei mesi di marzo e aprile 2020 a causa del lockdown è stata recuperata nei mesi successivi. Anche il confronto gennaio 2019-gennaio 2021 restituisce numeri congrui con un leggero aumento del corrente anno. I dati registrati evidenziano dunque come gli utenti abbiano continuato a sottoporre i veicoli ai controlli di revisione presso le officine autorizzate in un numero comparabile con quello del periodo pre-Covid. Pertanto, da un punto di vista meramente statistico,
Non risulterebbe che la proroga della validità delle revisioni disposte dalla normativa europea abbia generato impatti negativi sull'attività delle officine autorizzate. Ciò non esclude comunque un successivo ed ulteriore approfondimento da parte del Ministero circa l'eventuale esercizio della facoltà opt-out rispetto al regolamento europeo numero 2021-267. Grazie, deputato Carelli, facoltà di replicare. Sì, ringrazio naturalmente il Vice Ministro per la dettagliata risposta, seppur vedo interlocutoria, l'auspicio naturalmente è che la decisione del Ministero sia almeno per i veicoli fino a 3,5 tonnellate di non posticipare la revisione di 10 mesi per le ragioni che abbiamo illustrato in precedenza. Grazie. Grazie onorevole Carelli. La deputata Maccanti ha facoltà di illustrare la propria interrogazione su un ulteriore differimento del termine per la graduale attuazione del documento unico di circolazione. Prego. Grazie Presidente, buongiorno Vice Ministro, per tutto il gruppo della Lega. È naturalmente una soddisfazione e anche una garanzia vederla seduta a rappresentare il Governo, ed è per questo che noi quest'oggi le affidiamo, in un certo senso le rappresentiamo, il grido di allarme che è arrivato nei giorni scorsi da tutte le associazioni rappresentative del settore dell'automotive, che chiedono con forza l'ulteriore differimento del DUC, il documento unico di circolazione, che dovrebbe sostituire da un lato la carta di circolazione emessa dal PRA e i documenti emessi dalla motorizzazione. Esistono ancora dei problemi procedurali sul sistema, per questo noi oggi le chiediamo di voler valutare un'ulteriore proroga proprio per consentire che questo importante passaggio, che a nostro avviso porterà anche dei benefici, venga svolto, mettendo però nelle condizioni tanto gli operatori quanto gli utenti di poterne avere davvero beneficio. Grazie. Grazie onorevole Maccanti. Prego, Vice Ministro. Grazie Presidente. Gli onorevoli interroganti chiedono una proroga del termine finale per il completamento delle procedure per l'attuazione della riforma recata dal decreto legislativo 98/2017 istitutivo del decreto unico di circolazione di proprietà, termine attualmente fissato al 31 marzo 2021. Tale istruttoria condotta dai competenti uffici in relazione al quesito posto risulta che ad oggi siano state definite e rese operative circa il 90% delle procedure informatiche necessarie alla gestione dei procedimenti amministrativi che danno luogo al rilascio del documento unico, immatricolazioni e reimmatricolazioni, passaggi di proprietà, nazionalizzazioni, radiazioni per esportazione e per demolizione. Il restante 10% delle procedure da definire è così suddiviso: un 5% afferisce al settore dell'autotrasporto, un altro 5% concerne procedure di minore rilievo in relazione alle quali sono in corso i necessari approfondimenti, anche al fine di possibili forme di semplificazione. In ogni caso, sono state predisposte ed attuate, ove necessario, le cosiddette procedure di emergenza, per far fronte ad imprevedibili problematiche di natura tecnica, sia generali, sia riferibili al singolo operatore. Tali procedure continueranno ad essere mantenute ed utilizzate anche a partire dal 1 aprile 21. Al netto delle evidenze statistiche, saranno comunque condotte delle opportune verifiche con gli operatori del settore, per acquisire informazioni circa l'effettivo ed efficiente funzionamento delle procedure informatiche legate al rilascio del documento unico di circolazione. Ad ogni modo, al fine di corrispondere alle richieste degli operatori del settore e alle difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, gli uffici del Ministero stanno verificando la possibilità di inserire in uno dei prossimi veicoli normativi il differimento, quantomeno fino al 30 giugno 2021, al termine previsto dall'articolo 1, 4 bis del decreto legislativo numero 98 del 2017, così come auspicato dagli interroganti. Bene, grazie Vice Ministro. La deputata Maccanti ha facoltà di replicare. Grazie Vice Ministro, noi la ringraziamo tanto per le informazioni e le evidenze statistiche che ci ha dato, quanto anche e soprattutto, e questo segna davvero dal nostro profilo un vero cambio di passo, la sua disponibilità a confrontarsi anche con gli operatori del settore per comprendere che cosa non sta funzionando. Sono importanti i dati che ci ha dato, ma è anche importante l'ascolto delle categorie. Noi lo abbiamo chiesto ieri anche al ministro Giovannini, di non dimenticare le centinaia di migliaia di piccole e medie imprese che dalle decisioni
di questo ministero, che in base alle decisioni di questo ministero dipende appunto il loro lavoro. La ringraziamo anche, le anticipiamo che anche il gruppo della Lega, laddove dovesse essere necessario, procederà ad attività emendativa per sostenere anche il governo nella richiesta di questo importante differimento. Grazie e ancora buon lavoro. Grazie, onorevole Maccanti. Il deputato Marino ha facoltà di illustrare l'interrogazione sulle iniziative di competenza in favore della mobilità sostenibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno. Prego. Grazie Presidente, benvenuto anche da parte mia al Vice Ministro Morelli. Sappiamo quanto stia prendendo piede come vettore energetico verso la transizione ecologica e verso il processo di totale decarbonizzazione che l'Unione Europea ha marcatamente segnato con delle date precise. Come vettore energetico, dicevo, è l'idrogeno, che soprattutto nell'ambito dei trasporti è oggetto oggi di una ricerca importante che sta portando a risultati diciamo sempre più veloci e sui quali l'Italia ovviamente sta tenendo un atteggiamento di primo piano e di prima linea. Abbiamo un ruolo primario nella produzione dell'idrogeno e per questo noi chiediamo oggi, in base a ciò che insomma i trasporti rappresentano nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e anche in base ai progressi che siamo obbligati oggi a fare per rendere il nostro trasporto a tutti i livelli più sostenibile, quali siano quindi gli orientamenti del governo in merito alla questione idrogeno, alle necessità appunto di trovare un modus operandi che ci porti a risultati nel più breve tempo possibile. Quindi il potenziamento delle misure di sostegno in favore della mobilità sostenibile a basse o zero emissioni attraverso l'idrogeno, con particolare riferimento al settore ferroviario, della navigazione e del trasporto pubblico locale, e chiediamo anche quali iniziative di competenza si adottino, si intendano adottare al fine di accelerare gli investimenti in favore dell'utilizzo dell'idrogeno nei trasporti, anche attraverso incentivi, l'incentivazione per la creazione di stazioni di produzione e di rifornimento. Grazie, Vice Ministro, prego. Grazie Presidente, grazie Deputato Mani. In relazione al potenziamento delle misure di sostegno in favore della mobilità sostenibile a basse o a zero emissioni attraverso l'utilizzo dell'idrogeno e gli investimenti a favore del suo utilizzo nei trasporti, rappresento preliminarmente che la centralità della tematica della cosiddetta mobilità sostenibile della Nazione del Ministero è confermata dalla recente decisione di modificare il nome del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Certamente occorre rendere il sistema di trasporto pubblico ancora più competitivo e sostenibile, sia attraverso l'impiego di fonti di energia rinnovabili da trasformare in energia elettrica, sia attraverso l'impiego di nuovi vettori da utilizzare come energia primaria sui mezzi e sulle reti di trasporto, sempre nell'ottica di fornire servizi di trasporto sicuri per le persone e a minor impatto ambientale. In questo quadro l'idrogeno potrà rivestire un importante ruolo nella transizione energetica dai combustibili fossili a fonti energetiche alternative ambientalmente sostenibili. Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, licenziato nel 2019 dal Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha evidenziato il ruolo crescente dell'idrogeno nell'ottica dello sviluppo e potenziamento di forme di mobilità sostenibili. Il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al momento in fase di elaborazione, prevederà, relativamente ai temi della mobilità sostenibile, azioni e investimenti volti a favorire la produzione di idrogeno e dismesse, incentivi per lo sviluppo della filiera italiana dell'idrogeno, la relazione di una rete di distributori di idrogeno adatti ai veicoli pesanti, l'incremento dell'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario, laddove l'elettrificazione dei binari non è economicamente fattibile, nonché investimenti nel campo della ricerca. Quanto alle reti di servizi di trasporto ferroviario, il gruppo FS, già nel 2018 attraverso RFI, ha iniziato degli studi sul trasporto ferroviario e idrogeno, approfondendone i benefici e le funzionalità grazie alla collaborazione con la Sapienza di Roma, Università, e con il Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione.
Attraverso le interlocuzioni con imprese ferroviarie, gestore dell'infrastruttura, produttori e distributori di idrogeno e le istituzioni anche locali, sarà possibile definire un piano di investimenti e di interventi e investimenti che realizzino nella sua interezza la transizione del vettore idrogeno. Quanto ai servizi di trasporto aereo, i gestori aeroportuali italiani sono già impegnati nei programmi di decarbonizzazione con l'obiettivo delle emissioni zero. Cioè in coerenza con i contenuti della risoluzione Net Zero 2050 dell'Associazione Europea degli Aeroporti, sottoscritta da diversi gestori aeroportuali italiani e formalmente supportata da AS Aeroporti, con la quale l'industria aeroportuale europea si è impegnata a raggiungere un livello di emissioni nette di CO2 pari a zero a più tardi entro il 2050. Infine, quanto ai servizi di trasporto terrestre, ricordo che è in atto il finanziamento del programma di rinnovo straordinario del parco veicolante, autobus, treni, eccetera, finalizzato al rinnovo del parco autobus TPL, che prevede il finanziamento per l'acquisto di autobus ad alimentazione alternativa elettrica, idrogeno, metano e dalla relativa rete infrastrutturale, ad esempio impianti di ricarica, in modo da consentire nel tempo la completa sostituzione dei mezzi attualmente in circolazione ormai al limite della loro vita utile con veicoli a minore impatto ambientale. Poi chiudo con un piccolo inciso ricordando al deputato Marino che proprio durante la discussione della relazione con relatrice la collega Bruno Bossio, da oppositore avevo raccolto il favore della maggioranza inserendo proprio l'idrogeno tra le varie opportunità delle categorie emissioni zero sulle quali il governo avrebbe, l'allora governo, e chiaramente oggi facendone parte, sarò parte in causa, dovrà fare passi da gigante su queste tematiche. Grazie. Grazie Vice Ministro. Prego Onorevole Marino, facoltà di replicare. Sì, accogliamo con favore la risposta, anche insomma l'ultima parte di questa risposta che un po' ci rassicura, e attendiamo appunto questa rivisitazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sperando che all'interno ci siano indirizzi e investimenti soprattutto precisi su quello che l'Italia dovrà fare, il nostro Paese dovrà fare in questo campo, anche perché nel frattempo vorrei ricordare che le grandi multinazionali del settore sono già all'opera, direi proficuamente. L'ultima è Bosch, che ha annunciato la sua sperimentazione delle soluzioni sulle fuel cell, le celle a combustibile alimentate da idrogeno. È una sperimentazione che riguarderà i mezzi pesanti, che è prevista per il 2022, cioè domani in sostanza, e dopodiché si passerà alle autovetture. E recentemente anche Airbus nel settore del trasporto aereo ha annunciato che intorno al 2035 potrebbe produrre il primo aereo a idrogeno. Quindi mi pare che la transizione sia segnata e per una volta che tutto il mondo istituzionale a tutti i livelli, politico e anche produttivo, è sulla stessa linea, forse è arrivato il momento che qualcosa di concreto accada in tempi rapidi. Mi permetto di chiudere con una piccola segnalazione che riguarda le ferrovie, la sperimentazione dei treni alimentati a idrogeno, che anche nel nostro paese è partita, così come in altri paesi europei, ma sarebbe un segnale importante se ad esempio questa sperimentazione avvenisse nella regione italiana che più di tutte paga l'arretratezza della propria rete ferroviaria, che è la Sardegna, che peraltro è un circuito chiuso, quindi probabilmente potrebbe essere il teatro e lo scenario ideale per compiere questa sperimentazione. Ricordo anche che RFI ha espresso comunque un parere al contratto, sul contratto di programma, ha un'osservazione relativa proprio a questo e ha ipotizzato anche per la Sardegna la sperimentazione a idrogeno. Sarebbe anche interessante che ad esempio la Sardegna potesse ospitare uno degli hub per la produzione di idrogeno. Grazie. Grazie Onorevole Marino, ringrazio ancora il Vice Ministro Morelli per la sua disponibilità e dichiaro concluso lo svolgimento delle interrogazioni.